Benvenuti nella famiglia Brutta Copia. Iniziamo oggi un ciclo di consigli per ottenere e mantenere il benessere. Oggi inizieremo spiegando che cos'è la depurazione. Una buona depurazione deve sempre lavorare sui tre emuntori importanti del nostro corpo. Essi sono il fegato, i reni e la pelle. Quindi in un buon prodotto depurativo non devono mai mancare queste tre piante: il cardomariano, la bardana e il tarassaco. Un buon prodotto depurativo quindi contiene sempre queste tre piante e può essere preparato in varie forme farmaceutiche. Quelle liquide sono sempre quelle che funzionano meglio, anche se si preparano anche compresse. Ovviamente il prodotto di base è sempre la tisana, cioè un infuso ottenuto lasciando in infusione queste piante nominate prima più eventualmente altre. La tisana è un'estrazione in acqua, quindi è il prodotto più leggero in quantitativo di principio attivo che si possa preparare. Più che per un processo depurativo, è ottima come buona abitudine tra un processo depurativo e l'altro. Sicuramente molti di voi conosceranno già la differenza fra un infuso e un decotto, però la ripetiamo in modo che chi non è mai venuto in contatto con questa modalità ne possa essere informato. Una tisana è l'infusione di piante in acqua bollente, ma qualche volta anche fredda, per un tempo che parte dai 3 minuti fino a 10 minuti. Il decotto invece è la bollitura delle stesse piante, quasi sempre si tratta di semi e di radici, per tempi che vanno dai 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora fino ad un'ora in qualche caso. Quindi mantenimento a bollore di queste piante dentro l'acqua. Un buon ciclo depurativo deve sempre durare 3 mesi. Va ricordato che i primi 10-15 giorni che si esegue un ciclo depurativo si sentirà nelle urine un odore più forte. Queste sono le tossine che vengono eliminate, quindi è una cosa positiva della quale non bisogna preoccuparsi. Arrivederci alla prossima puntata.